Due partite importanti, una delle finali che ci attendono dal più alla fine del campionato. Veniamo da una vittoria rinfrancante. Io mi sono chiesto questo cambiamento del Grosseto: non è che c'è una componente di tipo, diciamo, mentale, psicologico? Perché la squadra al primo tempo è stata su livelli altissimi, il secondo c'è stato un po' il classico braccino Sì, corto. intanto buongiorno a tutti. Sì, sicuramente è la parità dell'anno. Cioè, se quella col Flaminia era importante, questa è ancora più importante. Sicuramente giochiamo contro una squadra importante, forte, dove comunque ha fatto investimenti importanti per questa stagione perché voleva assolutamente fare un campionato a protagonista. Detto questo, sì, noi abbiamo questi momenti di buoni momenti dove si può vedere anche qualcosa, a momenti dove ci facciamo gol da soli. Non dire che stiamo lì a girarci intorno, però detto questo non pensiamo a quello che è passato, dobbiamo pensare al presente, dobbiamo pensare a domani, il resto ormai rimarrà nella storia e basta, dobbiamo pensare a domani che, come ho detto prima, non è fondamentale di più, è vitale per noi, è veramente importante. Senti, che avversario dobbiamo aspettarci dopo l'arrivo di Favaretti? Io direi che ho scritto una brutta carta da pelare. Allora, intanto da quando siamo qua, questa è l'ottava partita e sinceramente squadre facili non le abbiamo ancora incontrate. Sicuramente è una squadra che ci aspetterà lì, ci vorrà far fare a noi la partita per poi partire in contropiede. Credo che sia abbastanza un marchio di fabbrica questo, no? Negli anni si è sempre visto che le squadre sue hanno fatto questo gioco qua. Noi da canto nostro dovremmo fare, come ho detto prima, la partita come al solito, come sempre. È normale che loro avranno questa grande fase difensiva dove li sta portando dei buoni risultati, hanno questi grandi contropiedisti di passo. Dobbiamo stare attenti a non essere troppo morbidi, ecco, perché sappiamo che domani, come d'altronde tutte le altre partite, a calcio si è giocato poco, si è pensato più alla sostanza che a pensare di giocare a calcio. E domani sarà uguale, credo proprio Mister, situazioni infortunati? uguale. Alle situazioni infortunati stiamo valutando un po' di problemi perché oggi ne abbiamo avuti 3-4 fuori che non stanno bene, non si sa cosa abbiano, hanno la Sento che febbre, non stanno bene, no, problemi intestinali, problemi di abbastanza febbre. dell'insonno. Virus E che circola. sì, questi virus che piano piano uno per volta lo stanno facendo, ma questa volta È è un un po' po'. più pesante, però tanto parliamo sempre le stesse cose, non siamo mai venuti qua a lamentarci di chi manca, di chi non c'è, chi c'è giocherà e basta. Ho detto prima, non è questione, questa è veramente una partita talmente importante che mi auguro che chi verrà chiamato in causa sia concentrato e che capisca l'importanza della partita, che è la cosa più importante. Bruno ritorna dopo il problema alla spalla, Sì, Bruno secondo ritorna stanotte, domani mattina deciderò se farlo giocare o no. Parlerò con lui, se la sente, è adulto, sa anche lui cosa può dare alla squadra. Se è pronto, non ho problemi a farlo giocare. Dipende sempre da come sta, da chi anche abbiamo a disposizione, perché con Carannante fuori per squalifica e comunque siamo dietro, siamo un po' contati, vedremo cosa faremo. ho riaiutato il gol realizzato da Gomez a Civita Castellana la No, può settimana. aver aiutato a vincere la partita. Quello sicuro. Il resto, Non conta. no, il No, nel senso, resto, a lui ma non lo mentalmente. so, questo non lo so, perché anche quando siamo arrivati noi non è che avesse grandi problemi mentali o robe varie. Sicuramente il gol all'attaccante fa bene, e speriamo che gli abbia fatto bene anche a lui, però cioè dipende tanto da quello che gli facciamo, li portiamo lì davanti. E alla fine se crei 3-4 occasioni, un gol prima o poi lo facciamo. Se crei poco, anche lui fa fatica. Non è un giocatore che può dribblare tre giocatori e fare gol all'incrocio. È un giocatore che deve essere servito nell'area, ecco. Alexis sicuramente no, oppure ci sarà, perché ho visto in No, settimana Alexic ha questo c'ha problema, problemi sì, Alexis. è difficile, molto difficile, sì. Dopo faremo le convocazioni, decideremo. Senta, mister Favarin 3-5-2, lei finora diciamo si è mantenuto sempre sul 3-5-2. 3-5-2, possibile
che si giochi per un po' scompaginare le carte, una delle opzioni di mettere Giustarini trequartista o di mettere Cesaroni nel Sì, ci sono delle variabili che potrebbero cambiare gli assetti tattici. E lì bisognerà capire noi e loro cosa vogliamo fare di questa partita. Se le partite si giocano a viso aperto, potremmo magari. Però credo che questa a viso aperto ci sia poco. Qua, come ho detto prima, ci sarà veramente da battagliare, da fare battaglia. Ed è difficile, anche se il campo inizia a essere un po' meglio. Poggi Bonsi, abbiamo visto anche domenica, non era male, anzi, si poteva giocare a calcio. Dobbiamo cercare comunque di, nella loro metà campo, provare a fare qualche passaggio. anche perché ho letto le dichiarazioni, insomma, sulla pagina Facebook del Travolto Fascio, vengono con idee pericolose, chiaramente, perché Ma no, io conoscono. non mi fido, dico la verità. Non mi fido perché dall'altra parte abbiamo veramente un allenatore importante che negli anni ha fatto una carriera importante. Sicuramente è un allenatore che sa il fatto suo. Sicuramente devo stare molto attento perché so che avrà preparato sicuramente qualcosa di importante per portare via la posta Se non piena. mi ricordo male, si parla di dati. L'unica retrocessione che lui ha avuto in carriera è stata proprio a Gavorrano contro il Cuneo, che è una tua Eh ex, e ai play-out sì. della Sì, Serie esatto, C. sì. Non Beato era mai retrocesso, quindi a lui. questo, no, a questo è insomma, la dimostrazione che effettivamente è un allenatore di No, categoria, di una un buona allenatore no, categoria. fuori categoria, esatto. Un allenatore fuori categoria, vado a conoscerlo, mi presenterò perché comunque questi allenatori così importanti è giusto salutarli, presentarsi che alla fine nella carriera ti possono anche aiutare, dare consigli, guardarli che possono sicuramente aiutarti, ecco, quello sì, sicuramente tanto io e lui non giochiamo, cioè, sicuramente qualche scarpata non gliela posso dare, però è un grande allenatore. Senti, mister, nell'ultima parte insomma, è apparso però evidente questa, non so, disattenzione, mancanza di attenzione sulle palline attive. Ci avete lavorato, ci si può lavorare, è un fondamentale che tu ritieni che va lavorato più di testa Ma o. sicuramente è un problema, minuti che stiamo qua a nascondercelo, cioè da quando sono qua io abbiamo preso troppi gol su palla inattiva, sicuramente abbiamo avuto poco tempo per lavorare su palle inattive, su situazioni difensive, si poteva giocare a zona, si può mettere le due linee, si può aspettare, si può marcare a uomo e a zona. Piano piano ci stiamo iniziando a conoscere perché poi alla fine 7 partite non è che abbiamo avuto grande tempo per fare queste cose, però cioè, settimana abbiamo toccato certi tasti, speriamo di riuscire a non subire l'ennesimo gol su palla inattiva, ecco. Dirette, forse abbiamo preso solo il gol di Gavorrano, il resto sono tutti palloni che navigano in aria. E stranamente arrivano sempre gli altri. Sicuramente è una questione anche di testa più che di, o magari di Anche posizione, se poi analizzando bene le reti, le ho viste e riviste, la prima era chiaramente uno schema e sono stati bravi a sorprenderci. La seconda è stato più un gollonzo perché stava un doppio sì, rimpallo. però arrivano sempre gli altri. Sì, quello va Noi non evitato. succede, però a noi il contrario non succede. Comunque, non è questo il problema. Il problema è che domani dobbiamo veramente limitare tutti questi regali che facciamo durante le partite, perché alla fine sono tanti regali e potremmo essere magari anche un po' più concreti, no? Non che devi fare 4 gol per vincere una partita. Certe volte basta 1-0, 2-1 e devi imparare anche a difendere, devi imparare a soffrire. Noi non possiamo pensare di essere l'Arezzo, la Pianese o Livorno. Purtroppo noi dobbiamo pensare di essere una squadra che si deve salvare, deve lottare, lottare e avere sacrificio. In questo momento, domenica l'abbiamo fatto, siamo stati lì a sacrificarci per portare a casa 3 punti, nonostante che si poteva tranquillamente stare un po' più tranquilli un po' prima, ecco. Senta, mister, nota di merito per Moscatelli, credo che sia quello cresciuto
di più fra i nuovi arrivi, o meglio, rispetto a quando è arrivato, magari non c'era lei, però anche rispetto a quando è arrivato lei, nel ruolo di quinto sembra si stia Ma esprimendo sì, al massimo. sono due moduli diversi. Prima giocavano 4 in linea, adesso giochiamo a 5, a 3. Ma non è, in questo momento, ti dico la verità, parlare di tutto il resto non è il momento. Vorrei veramente essere solo concentrato su domani, che, come ho detto prima, è troppo troppo importante, veramente, ma per tante cose, per tantissime cose, perché poi mancano 3 partite alla fine, è ancora lunga. Anche È perché ancora lei è pure lunga. per Beh, loro, quindi no, ma è in per loro, questo ma un po' per tutti. Ci sono aumenta quelle un coefficiente 8-9 di squadre, difficoltà sì. della No, partita, perché vai a giocare contro una squadra che ha le stesse identiche nostre motivazioni, no, non gliene certo. frega niente se No, lui ha ma solo le stesse che poi loro, come non è abbiamo mai il sempre, caso. bravo, come abbiamo sempre detto, cioè noi giochiamo 10, 11, no, 10 partite fuori casa. Cioè Che poi non è non. semplicissimo anche per i ragazzi, cioè il pubblico comunque. Almeno quando ci sono stato io ha sempre aiutato, ci ha sempre dato una mano. Così è ancora più difficile, il livello di difficoltà continua ad Da alzarsi ogni loro domenica. pubblico non ne avrebbero avuto comunque, perché No, sennò però comunque noi giocavamo in casa, era un quindi po' no, diverso, siamo noi più no? Sì, penalizzati certo. che No, ma infatti questo. Grosseto è penalizzata, ma di tutto questo se ne parlerà poi in altri momenti. In questo momento dobbiamo stare concentrati sulla partita di domani, che è veramente importante. Siamo stati bravi questi 10 giorni a lavorare su questa partita. Andiamo avanti, dai, manca ancora tanto. Grazie mille. Grazie. Grazie.